Raffaele il parrucchiere. Che bei ricordi, cara mia Golina. Potrei stare qui fino a domattina. Qui a Monte Castello è tutto strano, ma bello. Miau, miau! Soprattutto guardando mamma intente a comprare verdure per un buon minestrone, senza essere pasticcione. Sì. Un giorno il mio babbo era di fronte al giornalaio dove c'era il barbiere, ma non era gennaio. Fu lì che conobbe Raffaele, detto anche Lele, il parrucchiere. E babbo Renato era ancor più intenzionato ad andarci per fare un'egregia figura davanti a Sonia, la maestra che non riusciva a togliersi dalla testa neppure nei giorni di festa. Ricordi? Miau, miau. Certo, Mariola. E tu chiedesti al tuo babbo come mai tutta questa fretta, questa frenesia di correre subito via. E tu, che pur sapendo il pavimento da poco avevo lavato e la cameretta sistemato, lo avevi preso come un fatto scontato. Ma quel discorsetto da farti non lo avevo rimandato. Pensavo di essermi risparmiata una bella sgridata, ma di grosso mi stavo sbagliando, perché ben presto hai affrontato il discorso affinché non si ripetesse tutto il trambusto. Il mio babbo disse a Raffaele di fare un bel taglio corto e una piega perfetta, perché di fretta andava via. Lui, curioso, chiese dove doveva andare e se si doveva sposare. Mia, mia. Lui non era certo lì per chiacchierare se si sarebbe dovuto o meno sposare, ma ci tenne solo a farsi bello, perché aveva in mente una sorpresa per te, mia cara Mariola. Questo al mio babbo Renato gli fece onore ed era lieto, ma stava nascondendo un bel segreto. Lui a Raffaele non disse nulla, ma capì che si trattava di una fanciulla. Miau, miau. Iniziò tutto quel giorno il sospetto che aveva segreto nel petto. Sì, il mio babbo lo disse a Raffaele sottovoce. La maestra, appena arrivata a Monte Castello, sembrava proprio mia mamma Angela, spiccicata. Non sono esagerata. Mi prese un colpo il giorno che la vidi e ancora oggi non so cosa pensare, se sto sognando oppure posso sperare. Furbo e astuto, con una scusa e senza sorpresa, la invitò al mercato a fare la spesa. Quel giorno il mio babbo aveva il taglio di capelli più bello di Monte Castello e fu un regalo di Raffaele, perché gli voleva bene. Con quella maglietta e pantalone fece anche un gran figurone. Mariola e mia Golina ricordavano l'entusiasmo ritrovato di Renato, sbocciato da quell'incontro insperato. Si guardavano negli occhi divertite e anche un po' stupite. Se Renato e Sonia si fossero davvero fidanzati, Mariola avrebbe potuto sognare di avere un fratellino come regalo più bello di Natale. Come continueranno le avventure di mia Golina, la gattina birichina?
Presto lo saprai se adesso tu dormirai. Buonanotte e sogni d'oro. Dorme, dorme, mia golina, la gattina birichina. Dormi, dormi.